Ciao a tutti, eccoci tornati finalmente con un altro Kinoshi racconta. E questa volta parlerò di un giocatore che a me gasa veramente molto, è un giocatore fantastico secondo me, perché è il classico giocatore duro, cattivo, tignoso che mi piace. Ed è il classico giocatore che o ami o odi. Ami se gioca nella tua squadra, odi se giochi in una squadra rivale. E infatti non a caso io lo amo, fortunatamente, perché questa qui, ragazzi, è la storia di Giorgio Chiellini. E dato che questa serie spesso e volentieri non viene molto considerata, vi invito, se vi va, a lasciare un mi piace per farmi sentire la vostra presenza. E così io la butto lì, no? Se proprio avete questa voglia immane di fare del bene al sottoscritto, vi invito a rompere le palle a Chiellini in tutti i social affinché veda questo video. Però non dilunghiamoci troppo in cose paranormali che non si avvereranno mai e quindi partiamo. Giorgio Chiellini è nato a Pisa il 14 agosto del 1984 e a differenza di molti bambini la sua passione principale è il basket. E infatti il suo sogno era quello di diventare un giocatore di pallacanestro ed è tuttora un grandissimo tifoso dei Lakers. Solo che quando voleva iniziare il corso per diventare un giocatore di basket aveva 5 anni e le iscrizioni per i bambini di quell'età non erano aperte e quindi all'età di 5 anni inizia a giocare a calcio come fanno praticamente tutti i bambini. E quindi all'età di 5 anni inizia a giocare nel Livorno 9 e in un'intervista che ha rilasciato qualche tempo fa alla UEFA disse che non vedeva l'ora che arrivassero i giorni di pioggia per andare a fare gli allenamenti e buttarsi nel fango. Ed è una cosa che si ripropone anche attualmente. E all'età di 13 anni passa al Livorno, la squadra principale della città, e inizialmente ricopriva il ruolo di esterno sinistro. Poi l'allenatore ha capito che stava facendo una cazzata e ha deciso di metterlo terzino sinistro e riesce ad esordire in C1 all'età di 16 anni. E tra l'altro il campionato di C1 riesce a vincerlo con il Livorno nella stagione 2001-2002 e nel 2003 in teoria viene acquistato dalla Roma. Solo che nel giugno del 2004 perde alle buste la comproprietà del cartellino del giocatore, che quindi va alla Juventus. E siccome nella Juventus il giocatore non avrebbe trovato molto spazio, la Juventus decide per la stagione 2004-2005 di cederlo in prestito alla Fiorentina, dove realizza 3 gol in 37 presenze. Non male per un giocatore che esordisce in Serie A e gioca come terzino sinistro. Esordisce quindi a 20 anni, il 12 settembre del 2004, proprio contro la Roma, la squadra che l'anno precedente dimostrò grande interesse verso il giocatore. E dato che siamo a tema di coincidenze, Giorgio Chiellini realizzò uno di quei 3 gol proprio contro la Juventus. Arriviamo quindi nell'estate del 2005, dove Giorgio Chiellini rientra dal prestito dalla Fiorentina e il 15 ottobre del 2005 fa il suo esordio con la maglia della Juventus contro il Messina, partita vinta 1-0. E 3 giorni dopo arriva anche l'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Solo che alla fine di quella stagione avviene un avvenimento molto importante per il calcio italiano, Calciopoli, e Chiellini, assieme ad altri giocatori, decise di andare in Serie B e continuare la sua carriera con la maglia della Juventus. Il che sotto un certo punto di vista è anche un bene per giocatori come Chiellini, perché in Serie B avrebbe fatto il titolare della Juventus, cosa che in precedenza non avveniva poi così tanto spesso in quanto c'erano giocatori di un certo livello nella difesa bianconera. Poi la Juventus riesce a centrare al primo colpo la promozione in Serie A, qualche anno di purgatorio anche per Giorgio Chiellini assieme ai compagni e si arriva alla stagione 2011-2012 dove assieme a 2 compagni di reparto formidabili, Barzagli e Bonucci, forma la BBC e in 6 stagioni riesce a vincere 6 scudetti consecutivi, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane. E il 1 ottobre del 2017, in occasione di Atalanta-Juventus, Giorgio Chiellini raggiunge le 441 presenze con la maglia della Juventus ed entra nella top 10 dei 10 giocatori juventini più presenti, scavalcando Antonio Cabrini. Ed anche in nazionale, grazie alle 96 presenze condite con 8 gol, Giorgio Chiellini è l'ottavo giocatore con più presenze, appunto. E tra l'altro grazie a questo dato si può citare anche un aneddoto, solo che bisogna ritornare a qualche anno prima. E questo aneddoto lo racconta Berrettini, quello che qualche anno fa
era il commissario tecnico delle giovanili della nazionale italiana, che decise una volta di convocare Chiellini a Coverciano e rimase sin da subito stupito delle sue qualità fisiche e della sua forza fisica. Solo che una volta gli arrivò una chiamata dal responsabile del settore giovanile Ottavio Bianchi, che gli disse: «Mister, lei si ostina ancora a convocare Chiellini». E mi sa che col senno di poi il signor Berrettini ha fatto bene insistere su questo giocatore. E brevemente ho raccontato ciò che si può raccontare del Chiellini calciatore. E si potrebbe parlare anche del fatto che lui sia un giocatore molto fisico, molto duro, molto rude, ma mi viene anche da aggiungere molto corretto. E un esempio secondo me si può avere guardando ciò che è successo in Napoli-Juve della stagione 2012-2013. Credo, dove per tutta la partita fa botte con Edison Cavani, lui gli tira i capelli, Cavani tira una gomitata a Chiellini, però come due signori a fine partita scambio di maglia e abbraccio. Però appunto si potrebbe anche parlare del Chiellini uomo, che secondo me è una cosa molto importante da sottolineare, perché appunto Giorgio Chiellini è una persona molto legata alla beneficenza. Basti pensare che molti suoi oggetti sono in vendita su Charity Stars, basti pensare che ha donato 100.000 euro alla fondazione che lotta contro la RSLA, la sclerosi laterale amiotrofica, basti pensare al progetto sociale che ha avviato con l'Olus Accompagnami di Livorno, che per chi non lo sapesse è una fondazione che lotta contro coloro che hanno problemi di emarginazione e in particolar modo i disabili. E soprattutto si potrebbe dire di Giorgio Chiellini che è stato l'unico giocatore italiano ad aderire al Common Goal, ovvero donare l'1% del proprio stipendio in beneficenza e ad organizzazioni benefiche che hanno a che fare col mondo del calcio. Allo stesso tempo Chiellini, oltre che ad essere uno dei migliori difensori in circolazione, è anche un ottimo studente, perché dopo aver conseguito il diploma con il risultato di 92 centesimi, nel 2010 si è laureato presso l'Università degli Studi di Torino in Economia e Commercio con il risultato di 109 su 110, portando come tesi il bilancio di una società sportiva con occhio di riferimento alla Juventus. Nel 2017 ha conseguito la magistrale, sempre nello stesso Ateneo, in Business Administration, portando sempre una tesi incentrata sulla Juventus, con il risultato di 110 lode. Questo qui, ragazzi, è Giorgio Chiellini, un giocatore che si può amare o si può odiare in campo, ma sicuramente un uomo che fuori dal campo va solamente rispettato.